Ciao ragazze, allora oggi vi voglio parlare dei prodotti americani che finalmente dopo 3 mesi mi sono arrivati stamattina, quindi è veramente una giornata radiosa. Me ne ha mandati, cioè mi è arrivato, mi sono arrivati tramite posta. Poi vabbè, vedendo sul pacco, ho visto che comunque la dogana di Milano Linate fa veramente schifo, poi vi spiegherò. Vi voglio far vedere nel frattempo nell'arte che ho fatto stamattina, è questo nero con riflessi prugna viola. So che a molti di voi interessa. Si vedono insomma, con la luce, quindi questa è la nail art, questo fiorellino che sta anche sul pollice. E niente, ho rifatto le unghie stamattina e ve le volevo far vedere. Allora, vi parlo un poco di quello che mi è capitato per quanto riguarda la dogana. Allora, per prima cosa, vabbè, mi è stata inviata la documentazione che ho dovuto compilare. Se nel caso vi capita, ma non ve lo auguro mai, vi consiglio di compilare tutto quello che tutti gli spazi che vi richiedono. Io ora non mi ricordo perché non ho fotocopiato la documentazione, non ci ho pensato per farvela vedere, però mi ricordo più o meno come bisogna compilare e se avete bisogno mi lasciate un commentino sotto a questo video e vi do una mano perché mi rendo conto che è una palla assurda. Quindi ho compilato tutta questa documentazione allegando il mio codice fiscale e la carta d'identità e l'ho inviata a loro. Ho dovuto aspettare una settimana perché praticamente questi signori ci impiegano una settimana a leggere 4 scartoffie e ho richiamato al numero verde il centro servizi dogana che vi lascio nell'info box anche perché è l'unico numero che potete contattare dove c'è una persona in vita che vi risponde perché ho anche i numeri della dogana di Milano Linate, vi li lascio qui sotto, ma vi potranno servire se solo per quanto riguarda il fax, perché se cercate un individuo, un essere vivente che vi risponde al telefono, vi fate vecchie, insomma, vicino alla cornetta del telefono, vicino all'apparecchio telefonico. Vi assicuro che perdete solo tempo, potete chiamare infinite volte, ma non vi risponderà mai nessuno. E quindi ho mandato questa documentazione qui, ho aspettato una settimana, mi hanno richiamato a questo centro servizio e mi hanno detto che la mia documentazione era arrivata, però mancava il CN22. Cos'è il CN22? Praticamente è il documento di trasporto del pacco che io ovviamente non avevo e ho detto scusate ma io non ce l'ho queste cose, è un regalo. Ho fatto vabbè signora non lo sa che lei deve allegare alla documentazione anche un'autocertificazione per specificare che è un regalo e che non è in possesso del CN22 o fattura d'acquisto. Ho fatto veramente non lo so. Comunque, va bene. Cosa faccio? Mando una raccomandata alla dogana di Milano Linate sull'indirizzo, insomma, che troverete sull'indirizzo che vi danno, troverete, insomma, sulla documentazione. E in più mando fa i fax, 3 fax, per sicurezza, perché sempre su questo centro servizi una persona mi aveva detto che potevo mandare il fax, un'altra mi aveva detto il fax non lo accettano, deve mandare una raccomandata. Quindi io per sicurezza ho mandato sia una raccomandata il venerdì e poi il sabato ho inviato 3 fax. Vi consiglio se volete mandare il fax alla dogana, se occorre soltanto il fax nel vostro caso, di inviarlo il sabato che trovate il telefono più libero perché gli altri giorni della settimana non lo considerate proprio. E ho mandato questi fax. Ho aspettato sempre una settimana e dopo una settimana praticamente hanno detto che la mia documentazione era completa, bla bla bla, e che dovevo aspettare 30 giorni perché il mio pacco era soggetto a visita sanitaria. Va bene, aspettiamo questi altri 30 giorni. Che tra l'altro vi voglio far vedere un pacco perché se no voi pensate chissà che pacco mi ha mandato, ma è questo pacchettino qui. Comunque, aspetto questi 30 giorni e chiamo a questo centro servizi dogana. Una signorina prima mi dice: ho chiamato vari giorni diversi e varie signorine diverse mi hanno risposto. Una mi dice che il mio pacco è stato spedito il 5 di ottobre, quindi non ci sono problemi, è uscito fuori dalla dogana, quindi tutto a posto, devo soltanto aspettare, dovevo pagare 11,50 € di tasse doganali e
9,90 euro, no, anzi no, 28 euro di IVA, che io stavo sbattendo per terra, perché comunque io sul documento dove dice di dichiarare un importo, anche se non sapete benissimo quanto vale, però dovete dichiararlo, non esiste un importo zero, e io ho messo 20 euro. Comunque mi hanno cercato 28 euro di IVA, io già stavo sbattendo per terra. Poi mi ha detto un'altra signorina, mi ha detto che il mio pacco è stato spedito il 9 di ottobre e che non era vero, che questo pacco era, insomma, era uscito fuori dalla dogana il 5, che cosa me l'aveva, chi me l'aveva detto, chi non me l'aveva detto, e dovevo pagare 11,50 euro di tasse doganali e 9,90 euro di IVA, che già andava un po' meglio. Poi ho richiamato perché questo pacco non arrivava e una signorina mi ha detto che il mio pacco fisicamente ha lasciato la dogana il 12 comunque, dovevo aspettare soltanto che me lo spedivano. E praticamente mi è arrivato oggi, che siamo il 23 di ottobre. È stato fermo in posta, non capisco per quale assurdo motivo, diversi giorni. Infatti, io stamattina avevo controllato il tracking su della raccomandata sul sito delle Poste Italiane e praticamente stava ancora in lavorazione. Dopo poco mi è arrivata la postina con il mio pacco in mano, quindi non fate affidamento a quello che al tracking che trovate sul sito di Poste Italiane, perché sono una merita cagata come le poste del resto. Vabbè, ora vi faccio vedere, insomma, le cose che non le ho ancora sbozzate, perché le volevo far vedere, volevo farle insieme a voi. Vi faccio vedere, ovviamente, se vi può essere utile. Vabbè, cosa ho trovato oltre a, vabbè, i prodotti, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere più o meno la dogana perché vi fa pagare tanto. Allora, presentazione in dogana si paga 2,50 euro, non capisco perché me l'avete bloccato voi. Poi spese postali 3 euro, DAU, non so cosa sia, penso sia il dazio, 5,50 euro, e l'IVA 9,94 euro. Anche se io so che se dichiarate 20 euro non si dovrebbe pagare l'IVA, non so perché me l'hanno calcolata. Comunque, questa è la ricevuta della dogana di diritti doganali, ecco qua, di Milano, di Linate, ecco qua. E poi questa è un'altra ricevuta di quando mi avranno spedito il pacco, che ho trovato sopra, con tutte le informazioni del pacco, eccetera, eccetera. Poi vi faccio vedere perché la dogana fa schifo. Allora, tolgo un attimo i prodotti dal pacchettino. Stava anche cadendo. Scusatemi per l'aspetto, che non sono truccata, anche se mi dite che sto bene anche così, vi ringrazio tanto, siete dei miei tesori, davvero. Allora, perché, ecco qua, copro, insomma, i miei indirizzi. Innanzitutto, mia cugina ha indicato l'importo, come potete vedere, quanto vale, e dice 7 dollari, 17 dollari e 76. Poi ho scritto cosa c'era all'interno del pacco, io ho dovuto specificare anche quello nell'autocertificazione del CN22, ovvero cosmetici, blush, cipria e rossetto. Quindi sapevano che cosa c'era all'interno del pacco, e in più ha messo la crocettina su gift. Perché io, quando ho chiamato, la signorina del centro servizi dogana mi aveva detto: signora, sul vostro pacco purtroppo non è indicato nulla, per questo l'hanno bloccato e cercano i vostri documenti, quindi vi hanno inviato tutta la documentazione per sdoganare il pacco, eccetera, eccetera, perché sua cugina sul pacco non ha indicato niente. Invece non è vero, cioè ha scritto tutto, io non capisco perché. Tra l'altro, voglio lodare le Poste canadesi, perché vi può sembrare della semplice carta, però non è una carta in tessuto, e quindi non si è rotta, e le robe mi sono arrivate intatte dopo 3 mesi, si può dire. E comunque voi sapete le poste, eccetera, eccetera, come sono delicate con il pacco. Vedete, è proprio difficile da rompere. Vedete?
escono tipo questi filamenti. Mi è piaciuto tantissimo l'imballaggio, infatti ho avuto anche difficoltà ad aprirlo. Ora vi faccio vedere cosa mi ha inviato mia cugina, che li ha messi tutti in questi cosini qua, e mi ha inviato tutta la collezione Happy Booster che gli avevo richiesto. Mi ha fatto anche questo simpatico, non fate caso qua, quando ero ancora un po' più grossa, questa è mia cugina, mi ha fatto anche questo bigliettino molto carino, mi ha fatto davvero piacere. E vi faccio vedere insomma cosa mi ha inviato. Allora, mi ha inviato questo rossetto qui che l'ho regalato a mia sorella perché questo è quello lì che ho comprato al Cosmoprof, cioè identico e preciso. A mia sorella piaceva tanto e quindi lo tenevo in più. Ho detto: vabbè, Francesca, prenditelo tu perché ti piace. Quindi io non ve lo apro perché è suo. Comunque, quello lì che l'avete già visto, insomma, nei miei video. Ora vi faccio vedere le due cipie, perché la collezione prevede tre blush, due ciprie e due rossetti, una roba del genere. E le ciprie sono queste due qui. Come potete vedere, ancora non l'ho aperto, questo mi è arrivato già un po' difettato, però non importa, l'importante è che il prodotto non si è rotto. E vediamo un po' come aprire questa confezione qui. Ce la farà Simona? Tra l'altro le confezioni, il packaging di questi prodotti sono stupendi e vi voglio far vedere che non hanno, sono senza parabeni. Oddio, oddio. Ho distrutto lo scatolo, ma ne ho tantissimi da farvi vedere, quindi non. È ipoallergenico e senza parabeni. Vedete? Paraben free. Una roba simile. Eccolo qua. Poi ve lo faccio vedere meglio in un'altra confezione. Madonna, questi capelli, che schifo. E questa è la cipria, questa è la colorazione beige. È specchiata la confezione, per questo non si vede bene. Comunque è deliziosa, è specchiata rosa come il rossetto. La cipria è così, molto molto bella. Satinata, molto molto carina. Mi faccio uno swatch. Come potete vedere, bella scrivente. Questa qui però è più indicata per l'inverno perché è più chiara. Questa è quella, è la beige. E in più vi faccio vedere anche lo specchietto e questo simpatico pennellino. Stupendo, davvero molto morbido, tra l'altro. Non so se lo userò, oddio, non so se lo userò, però è davvero carino. Rimetto a posto se riesco perché ho le unghie. Qui tiene proprio lo scompartimento suo e questa è la prima ed è la Happy Booster Glow Mood Boosting Power. Spero di averlo pronunciato decentemente ed è la tonalità beige. Poi apriamo quest'altra. Questa qui è sempre la cipria ed è la Happy Booster Light Bronzer, che è un pochettino più scura. Questa qui secondo me in inverno, allora adesso la posso utilizzare come cipria. Vedete quanto è carina con tutti questi cuoricini, stupenda. Adesso la posso usare come cipria, però in inverno ho pensato che è un ottimo bronzer.
non è molto, molto forte. Questo è l'effetto. Eccolo qui, questo color nocciola. Aspettate. Questo qua è proprio il colore della mia pelle, infatti si fonde proprio con la mia pelle praticamente. E questa è la tonalità beige più chiara. Questo è il nocciola e questa è il beige. Ha sempre il pennellino in dotazione, ve lo faccio vedere, così lo tolgo pure dalla plastica, con lo specchio, molto comoda e pratica, si può tranquillamente portare in borsetta, pennellino così. Questa è la seconda cipria. Poi passiamo ai tre blush. Ora vi faccio vedere meglio la scatola, che dovrebbe essere, che sì, paraben free, non comedogenico, dermatologicamente approvato. Eccola qui la scatola. Questi qui sono prodotti da drugstore in America, infatti lei me li ha presi a Los Angeles perché lavora lì. Se riesco tolgo insomma anche questo qui, ecco qua. Questo qui deve essere un nuovo colore perché sullo scatolino c'è scritto New. Non ho ancora aperto nulla, mi dovete credere, ho aspettato a voi anche per fare gli swatch. Ed è questo qua. Vabbè, il pennellino c'è sempre. Questo bellissimo rosa. Facciamo uno swatch. Molto molto bello, un bellissimo rosa bambola. E purtroppo non si vede niente. C'è il riflesso, ma vi assicuro che è molto molto più scuro di questo qui. Quasi fucsia. Voglio vedere se chiudendola si vede meglio. Così si vede ed è, tenete presente, non è questo rosa chiarissimo, ma è un fucsia, proprio un rosa Barbie, vero senso della parola. Questo è il blush, questa è la cipria che vi ho fatto vedere prima e quest'altra è la cipria un po' più scura, nocciola, si può dire. Hanno un'ottima scrivenza, devo dire la verità, non li ho ancora provati. Il pennellino è delizioso. Porta sempre lo specchiettino al suo interno, inutile. Tutte le confezioni della Happy Booster sono sempre con il pennellino in dotazione e lo specchietto. Questo qui è il color pink. Stupendo. No, il packaging, ragazze, il packaging è stupendo, è proprio troppo, sono troppo carini questi prodotti. Poi abbiamo quest'altro blush qui che è il color natural, penso. Oddio, mamma mia. Ok. Questo qui, sì, natural. Ora vi faccio vedere.
Se riesco ad aprirlo. Ah, c'è il pulsantino qui praticamente. Quanto è carino. Non l'avevo ancora scoperto. Vedete? E vi faccio vedere questo qui. Molto molto leggero. E questo pesca qua. Purtroppo è più scuro, non so perché dalla luce. Comunque è questo qui. Molto molto carino. Ha sempre il suo pennellino. Questo qui. E questo è il Natural, scusate la pronuncia. E per ultimo, ma non per importanza, c'è questo qui che è il rose. Se non mi faccio prima così. Questo qui è un pochettino fatto, non so se vedete, l'ho trovato già così, però l'importante è che non si è rotto. E vi faccio lo swatch. Eccolo qui. È un rosa antico molto molto bello. Mi dispiace soltanto che non rendono i colori in webcam. Questo qui è proprio un rosa Barbie. Questo è un pesca, non questo rosino tenue. E questo qui è un rosa malva, un rosa antico, molto molto bello. E questi, insomma, sono gli swatch per quanto si possono vedere, ma non rendono minimamente. Sono davvero molto belli, li aspettavo da tanto e mi ha fatto piacere riceverli praticamente. E sono tutti questi qui, questa è proprio l'intera collezione. Faccio vedere. Eccola qui. E il rossettino che già avete visto. Purtroppo questi prodotti qui o ve li fate spedire come ho fatto io dall'America, se avete parenti, amici, non lo so, o se quest'anno andate al Cosmo Prof sicuramente troverete lo stand della Fisian Formula. Io alcuni prodotti li ho comprati lì e non avevo acquistato questi blush, non lo so per quale assurdo motivo, però non li avevo acquistati. Mi sono pentita e ho contattato mia cugina per farmeli spedire e dopo un parecchio tempo mi sono arrivati, però non importa. E niente ragazze, vi volevo far vedere questi prodotti americani, secondo me di grande qualità e valgono davvero. Insomma, pure se voi avete la possibilità di farveli spedire, oppure se andate al Cosmo Prof, tenete presente questa marca qui, la Fisian Formula. Questa qui. Già mi avete visto alcuni prodotti. Che fa veramente dei prodotti bellissimi, davvero molto belli. Purtroppo io ho visto pure quest'anno che sono stata, tutta la gente che si concentra magari su Makeup Forever. Sì, è vero, i prodotti loro sono ottimi, però io quest'anno ho deciso comunque di concentrarmi di più sui padiglioni stranieri dove si trovano questi prodotti americani, che comunque alla fine dobbiamo spendere soldi per farceli inviare oppure ce li bloccano, eccetera, eccetera. Preferisco insomma acquistare lì.
e risparmiare qualcosa di soldi, insomma, o di spedizioni e via dicendo. Ovviamente se trovo qualcosa da Makeup Forever che mi piace, la vado ad acquistare, però non sottovalutiamo, insomma, questi prodotti qui perché sono davvero buoni. Io se quest'anno andate al Cosmo, poi vi farò un video più nello specifico, vi consiglio di catapultarvi proprio a questo stand qui, perché i prodotti che fa sono davvero molto graziosi per quanto riguarda il packaging, ma di qualità. Io tutti i prodotti che ho della Physian Formula sono davvero di qualità, non mi posso lamentare. E niente, io vi mando un forte bacio, spero che vi ha fatto piacere, insomma, vedere quello che mi ha inviato mia cugina. Se avete bisogno per quanto riguarda la dogana, ma non ve lo auguro perché è uno scristo, vi lascerò nell'info box tutti i contatti della dogana di Milano Linate, perché oramai, cioè, ci ho vissuto, si può dire, per 3 mesi. Cioè, un altro po' con le signorine del call center conoscevano, sapevano pure chi ero, il mio nome, per quante volte chiamavo. Se vi posso dare qualche informazione, sarò lieta di aiutarvi. Insomma, vi lascio tutti i numeri che so nell'info box e se avete bisogno, contattatemi sotto questo video, non ci sono problemi, o anche in privato, non c'è problema. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!